L'edificio in esame si trova in un lotto rettangolare lungo viale Bruno Buozzi, nel cuore del quartiere Parioli, una delle zone più signorili della capitale. È chiaro che la collocazione dell'immobile induce ad una tipologia di appartamenti che si possono definire di lusso, con un attico e un superattico con terrazza. Con questo progetto, Moretti reinterpreta alla sua maniera il tema della palazzina. Partendo dalla classica tipologia con basamento, corpo e coronamento, l'architetto modifica, o forse si può dire stravolge, ognuno di questi elementi architettonici, andando a generare spazi molto interessanti e sicuramente unici. Avvicinandosi con un'automobile lungo viale Bruno Buozzi, non si percepisce qualcosa di particolarmente strano. Difatti, l'edificio si innesta con sufficiente naturalezza nell'ambiente urbano, catturando l'attenzione più per il colore della facciata, che è piuttosto piatto e grigio rispetto ai vicini, che per una qualche particolarità nella forma. Una volta ai piedi, però, si conferisce immediatamente maggiore importanza alla spaccatura centrale. All'occhio risulta evidente che c'è qualcosa di diverso da un semplice vano a scala. Infatti, questo elemento, che al principio sembra una semplicissima rientranza, in realtà si può descrivere più come un profondo solco che spacca la palazzina in due parti fino al suo cuore, la corte centrale che altrimenti diremmo interna. A livello percettivo può ricordare un tronco d'albero colpito da una scure di un falegname. Chiunque sarebbe tentato di dire che questa sia la caratteristica peculiare del progetto, ma in realtà, ad un'analisi appena più approfondita, sembra che ovunque si ponga lo sguardo ci sia qualcosa di diverso e interessante. La fenditura centrale seziona al vivo l'intero edificio e, con una prospettiva tagliente ed istantanea, rivela e penetra integralmente la profondità degli spazi che entrano nella composizione. Il grande atrio aperto sotto la fenditura e la casa determina e sottolinea gli spazi in latitudine e dichiara il peso, la densità, gli sforzi e la figura dell'intera macchina costruttiva. Prima di entrare, è il basamento che cattura l'attenzione. È verticalmente arretrato rispetto alla facciata, ma quello che desta curiosità sono i materiali. Sembra infatti un collage incontrollato di diversi materiali che spesso danno l'impressione di non voler avere niente a che fare l'uni con gli altri. Facendo qualche ricerca si trovano le parole dello stesso architetto a descrivere questa scena. Sono sempre invece ben staccati in modo da evitare angoli incerti di forma e di materia che turbano il nitore formale dei particolari. Legno, mosaico, pietra e stucco hanno sempre i confini propri e precisi e rigirano su se stessi i loro profili terminali. L'interno della casa è tutto in stucco romano, da qualcosa dona agli spazi interni un valore tattile ed una possibilità non comune di forma. Si notino ad esempio gli spigoli dei pilastri tutti trattati secondo certi profili varianti, uno ad uno secondo la provenienza della luce. In questo caso però potremmo dire che forse la scelta di questa pietra porosa non è stata felice. Probabilmente Moretti non ha considerato il vandalismo dei romani del XXI secolo. Facendo il nostro ingresso nell'atrio, l'unica zona interna a noi accessibile, possiamo notare ancora una volta i materiali. Un travertino bianco di Tivoli fa da padrone e riconduce immediatamente all'abitazione signorile classica del centro di Roma. Il genio dell'architetto però si vede soprattutto nelle piccole cose. Quando si volta lo sguardo sul perimetro interno dell'atrio, laddove il pavimento si congiunge con il corpo verticale, anch'esso rivestito in travertino, si nota una canalina non grigliata che ha il compito di portare via l'acqua usata per la pulizia dell'ambiente. Questo elemento, che nei progetti spesso è infilato all'ultimo momento dove capita, sembra qui essere perfettamente in armonia con la costruzione, razionale ma raffinato in ogni dettaglio. Addentrandoci ulteriormente, possiamo arrivare fino alla corte centrale, che effettivamente è un po' piccolina rispetto alla maestosa qualità dell'atrio. È chiaro che in questo caso Moretti non aveva intenzione di creare un cortile, anche se è arredato con qualche pianta, ma semplicemente voleva illuminare le zone più interne dell'edificio. Abbiamo appreso in loco che questa corte ha una copertura azionabile meccanicamente dalla portineria, che evita che la pioggia entri in questo cavetto. Non è chiaro però se sia ancora utilizzata o meno. A parte la buonissima impressione architettonica, abbiamo deciso di chiedere un parere a chi ogni giorno vive e pulisce quell'atrio, il portiere, che viene dall'Argentina. Lui si lamenta della grandezza del suo alloggio. Evidentemente neanche Moretti ha dato grande importanza all'alloggio del portiere. Penso che Stringendo le cinta si vive. vabbè, a parte quello, dentro Quello pure si sta sempre dice. comodo. Dove abita? Un appartamento qui No, dentro io lei? No, abito qua, la casa piccolino, qua è è 20 tua. metri quadri, ma più. 20 metri quadri dice. Nel senso del 4x4, 5x5. Ho capito. Il bagno e Comunque basta, sembra proprio il risultato così. guardiola. Perché? Non c'è altra cosa. E le persone che ci abitano?
filo dell'informazione quello che la vita. No, chi ci abita, ma come lo vede? Pensa che sia una casa che comunque, per esempio, le persone che ci abitano ci stanno da tanto tempo, oppure c'è tanta compravendita? No. Sì, quindi penso in qualche modo ci tengano al fatto che vivono in una casa firmata, in qualche maniera. Certo. Ok. Invece le opere, i cambiamenti dentro li fanno? Fanno ristrutturazione. Certo, campagna. Perché noi sappiamo che ci sono stati dei problemi tempo fa che volevano fare una ristrutturazione, però questa casa è protetta perché è un'opera storica e quindi non era stato possibile. Ma penso che per ragionare un lampato qua fuori. Per fuori sì, la cacchiata lampato, meglio dietro. Ah. Certo. E dentro non lo sa. E dentro cada uno si fa un cavolo solo. Ognuno si fa quello che vuole. Non lo so da che fanno. Non le domando tampoco che cazzo fanno dentro casa. Perché se vedi a lei che se ne frega lo che faccio in casa. Sì. Ho capito che tiene tanto confidenza, capisci come partire. Io faccio i miei video e le cose a fare il mio. Ripeto tutto, punti basta. Okay. Lo ripeto e lo ripeto. Certo, ci mancherebbe. Basta. Basta che faccio di bene. Quello solamente nessuno. Lavoro, pulisco, punti basta. Capito. E ci sono studi qua, avvocati, cose del genere, negozi, altro genere. Pensa che potremmo chiedere a qualcuno di loro se ci può dire qualcosa, questo negativo. Sta lavorando, Dix. Infatti noi di questo. No, sta lavorando, meglio non sviluppare. Secondo me ce la prende dopo me. Sopra tutte abitazioni, no? Qualcuno sì, qualcuno no. Ci sono anche uffici sopra. Certo. Ah, pure sopra. Ok. Va bene, vale. A questo punto, costretti ad uscire, possiamo analizzare più attentamente la facciata. Divisa in due parti dal solco verticale, sembra volersi ricongiungere in sommità con un elemento classico, un timpano, senza però riuscirci. Difatti le due falde di questo elemento hanno diverse pendenze e comunque si fermano sulla linea verticale generata dal solco, lasciando solo l'idea della congiunzione, che però non avviene. A livello compositivo questa facciata predilige l'orientamento orizzontale, con fasce marcapiano molto alte e delle finestre scorrevoli a nastro. Ad un occhio attento però cade subito l'attenzione sulla parte laterale. Girando l'angolo si nota infatti che l'impressione iniziale fosse corretta. La facciata può essere assimilata ad una scenografia quasi, e che si allarga superando il corpo dell'edificio. Quelle che ad una prima vista sembrano essere altre due finestre infatti sono cieche, perché dietro non c'è un ambiente interno ma solo aria. Passando al prospetto laterale si nota inevitabilmente questa linea spezzata molto caratteristica, che poi è la scelta che ha dato il nome alla casa. Difatti in questa zona ci sono le camere e Moretti ha cercato la maniera migliore per dotarle di una buona illuminazione. Da una vista in pianta probabilmente si riesce ad apprezzare ancora meglio questo elemento. Le finestre sono infatti orientate in modo da non oscurarsi a vicenda e puntare a sud, in modo da cogliere più luce possibile. Questo meccanismo fa tornare alla mente il girasole, che dà appunto il nome alla casa. A questo punto risulta però dissonante la scelta di far allargare la scenografia di facciata, poiché, sebbene non dia alcun problema da un punto di vista dell'illuminazione, non permette a chi guarda il prospetto frontale di cogliere questa particolarità. Effettivamente potrebbe essere una scelta dettata dalla privacy. Infatti dalla distanza non si possono vedere le finestre delle camere da letto, e quando si è sotto casa l'inclinazione è sufficiente a schermare le finestre dei piani superiori. Questa però è solo una nostra ipotesi. In ultima analisi, girando verso il retro della casa, si può capire definitivamente che in questo progetto Moretti ha posto molta attenzione alla scenografia. Difatti il prospetto retrostante è piuttosto lineare e semplicemente intonacato. Dal retro non si direbbe di trovarsi di fronte a un progetto di rilievo, ma ad una delle tante palazzine romane dei Parioli.